L'anteprima del nostro telegiornale questa sera in apertura, ciò che sta accadendo sull'isola di Procida con il ricorso presentato al TAR da Michele Scotto, notificato a tutti i consiglieri comunali. Nel mirino ci sono appunto le elezioni del 20 e 21 settembre, poi la curva dei contagi che continua a salire in Campania, superata quota 3.000 nuovi positivi, ce ne sono ben 8 solo nel comune di Ischia, 17 su tutta l'isola. E per quello che riguarda poi le proteste che continuano a Napoli, c'è l'intervento anche del presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, che bacchetta un po' la categoria dei commercianti, dice non è la piazza il luogo per protestare. Poi per quello che riguarda invece altre proteste, quelle dello sport dei dilettanti, ascolteremo le parole dell'allenatore del Napoli United Fasano e del calciatore dell'Albanova Lepre, intervistati dal nostro Marco Altore ieri sera a Piazza del Plebiscito durante la protesta dei calciatori dilettanti. Di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Volevi una casa da tempo e adesso è tua. All'inizio eri solo, poi siete diventati due e poi tre. Dentro c'è quello che avevi sempre desiderato. Però può capitare che mentre sei fuori con gli amici o in vacanza con la famiglia, qualcuno o qualcosa voglia rovinare la tua serenità. E non va bene. Per questo Groupama ha pensato alla polizza con Homebox. Grazie ai sensori, in caso di incendio, allagamenti, sbalzi di energia o intrusioni, vieni avvisato sul cellulare ovunque tu sia. Vieni sul sito o contatta un nostro agente. Troveremo insieme la soluzione per te. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. We'll be right back.
coronavirus, contagi in Campania, oltre quota 3.000, 17 sull'isola di Ischia. Salgono i positivi in regione, sono 8 i nuovi positivi nel comune di Ischia, tra i quali l'ex assessore Luca Spignese. Procida ha notificato ai consiglieri il ricorso al TAR di Michele Scotto sotto accusa delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre scorsi. Proteste in piazza, non è quella la casa dei commercianti, così il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, dopo le dimostrazioni e i disordini. Lo sport dilettante in strada, per noi un lavoro e una passione. Ieri sera in piazza Plebiscito a Napoli, il mondo del calcio minore si è ritrovato per far sentire la propria voce. Buonasera e ben ritrovati per l'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Da venerdì e nel corso del fine settimana l'anticiclone africano in espansione sull'Italia farà arrivare in anticipo di una decina di giorni la tradizionale estate di San Martino. Il sole e il clima mite che caratterizzeranno questo periodo su quasi tutto il paese arriveranno a partire dalla giornata di domani. Ed è stato notificato ai consiglieri comunali di Procida il ricorso presentato al TAR dal candidato Michele Scotto in relazione ad alcuni fatti avvenuti nel corso della tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorsi. Il servizio di Leo Pugliese. È stato notificato stamane al sindaco Dino Ambrosino e a tutti i consiglieri comunali eletti nelle amministrative del 20 e 21 settembre il ricorso presentato dinanzi al TAR Campania da uno dei candidati della lista Procida per Tutti, geometra Michele Scotto, per l'annullamento delle operazioni per le elezioni, della proclamazione degli eletti e della delibera di convalida. Il proponente, come ha già avuto modo di dire ai nostri microfoni, ritiene di aver riscontrato varie anomalie nella base elettorale e nello svolgimento delle operazioni di voto tali da influire fortemente sul risultato finale. Un campo molto ampio in grado di mettere in discussione l'esito delle elezioni secondo gli avvocati Abbamonte e D'Angiolilla. I motivi indicati nelle 26 pagine specificati con allegate prove a supporto su cui si chiede al TAR Campania di esprimersi sono numerosi e danno un quadro di presunte irregolarità che se confermate porterebbero alla revisione degli aventi diritto al voto per alcune centinaia di elettori ed a comportamenti non conformi alle rigide norme di legge molto precise per tutelare la correttezza e la pubblicità dello svolgimento delle operazioni, la genuinità, la segretezza e la libertà di voto. Tra le anomalie per gli aventi diritto al voto si va dai circa 540 procidani all'estero con residenza nell'isola per le modalità di convocazione, alle oltre 200 residenze acquisite negli ultimi mesi, alla relativa correttezza dell'immissione nelle liste con diritto di voto ad altrettanti cittadini comunitari per i tempi di richiesta di voto, per finire alle modalità della votazione a domicilio per gli aventi diritto. Altri rilievi si riferirebbero a procedure per l'approvazione obbligatoria per la compilazione e l'aggiornamento delle liste elettorali, previste ogni 6 mesi con procedure pubbliche che permettono ai cittadini di far rilevare situazioni non corrette e che la cui ultima approvazione risale a marzo 2015. La nomina di alcuni presidenti di seggio da parte del sindaco, alcune anomalie comportamentali in un seggio nello spoglio delle schede e in ultimo nella qualifica del funzionario responsabile del servizio, dove si evince per l'altro che l'ufficiale elettorale di un comune sotto i 15.000 abitanti è proprio il sindaco che nel caso in questione è anche controinteressato al ricorso. Ed è secco il commento del sindaco di Procida Dino Ambrosino che si è affidato ad una nota pubblicata sul profilo personale Facebook. Nel pieno dell'emergenza coronavirus, scrive Ambrosino, siamo costretti a dedicare energie per difendere il comune di Procida a cui per la prima volta nella sua storia vengono contestate le operazioni elettorali. Le irregolarità, come sempre, noi le abbiamo subite, scrive il sindaco. E paradossalmente oggi dobbiamo difenderci da chi non vuole accettare la sconfitta, da chi vuole continuare a dividere la comunità e spreca energie nel voler aggredire i funzionari del comune di Procida. Spero che non venga mai il commissario, non credo che si possa mettere la stessa passione, abnegazione ed onestà che ci abbiamo messo noi in questi anni. E da ieri la Medmar ha sospeso i collegamenti marittimi tra Ischia, Procida e Napoli, particolarmente penalizzati appunto i procidani, una situazione insostenibile, occorre rimediare al più presto, sottolinea Giuseppe Giaquinto del Comitato Utenti Pendolari dell'Isola. Il servizio. I venti di crisi che stanno toccando il comparto del mare nella sua interezza iniziano a farsi sentire anche per i collegamenti locali.
Da ieri, infatti, la Medmar ha sospeso temporaneamente le corse da e per Napoli, per Ischia e Procida. Una serie di sospensioni di collegamenti che molto presumibilmente nelle prossime settimane potrebbe toccare anche le altre compagnie. I motivi sono presto detti, il trasportato è ridotto all'osso e molto spesso si naviga mezzi vuoti, il che rende insostenibile tenere vive certe corse. Di tutto questo da tempo è stata interessata la regione Campania. Su quanto sta accadendo è intervenuto nelle ultime ore il Comitato Utenti del Trasporto Pubblico Locale. I primi a farne le specie, dice il portavoce Peppe Giaquinto, sono gli isolani di Procida e di Ischia, che vedranno annullate tutte le partenze Medmar con Napoli e dalla prossima settimana si prevedono ulteriori riduzioni anche nei collegamenti con Pozzuoli. Una situazione dettata dalla riduzione del traffico passeggeri e merci nel Golfo, ma che ancora una volta vede la regione Campania assolutamente impreparata nel sostenere il settore a difesa dei livelli occupazionali, ma soprattutto a garantire le esigenze degli isolani che per muoversi hanno bisogno di collegamenti con la terraferma, dove, intendiamoci, non ci si reca solo per fare shopping, ma soprattutto per lavoro, studio, visite mediche e commissioni di necessità. E considerato che, visto anche i tempi autunnali e l'approssimarsi dell'inverno, è sconsigliato farsela a nuoto, conclude Giaquinto. È bene che la regione ed amministrazione locale si rendano conto che la prima nave per Napoli è alle ore 13.30, giusto in tempo per gustarsi il lockdown cittadino. Ed ora apriamo la pagina dedicata ai contagi da coronavirus. Nell'ultimo report dell'unità di crisi della regione Campania, i nuovi contagi sono 3.103 nella nostra regione. Per quello che riguarda le isole del Golfo, il record del giorno appartiene al comune di Ischia con 8 nuovi positivi. Sono invece 5 i nuovi contagiati nel comune di Casamicciola Terme, 3 a Forio e 1 a Serrara Fontana. Luca Spignese è positivo al Covid, ha dichiarato lo stesso ex assessore del comune di Ischia, che in un post Facebook fa sapere anche di godere di buone condizioni di salute. Spignese al momento si trova in isolamento domiciliare. Non ho febbre, dolori né perdita di gusto o di olfatto, scrive Spignese, per questo sono a casa in isolamento fino al prossimo tampone. E nel report della Regione Campania, lo dicevamo, sono 3.103 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto registrato in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei 3.103 nuovi positivi, 242 sono sintomatici, 2.861 sono asintomatici. Sono 20 i nuovi decessi, però la stessa unità di crisi specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, registrati solo ieri. Il numero dei guariti è 265, con il totale che sale a 10.537. Mentre per quello che riguarda i numeri nazionali, ad oggi 29 ottobre il totale di attualmente positivi sul territorio italiano è di 299.191, con una crescita di 22.736 rispetto a ieri. E sempre rispetto a ieri i deceduti sono 217 in più, purtroppo, e portano il totale a 38.122. Per quello che riguarda i guariti, il numero sale a 279.282, con una variazione di 3.878 rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 1.651 sono in cura presso le terapie intensive, 15.964 sono i ricoverati con sintomi, 281.576 sono i positivi in isolamento domiciliare senza sintomi oppure con sintomi lievi. Abbiamo una linea di contatto in corso per l'ipotesi di ambulatori allestiti dall'esercito. Stiamo facendo delle valutazioni, ma dobbiamo essere pronti ad ogni necessità. Lo ha dichiarato l'ischitano Nino Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario della regione Campania. C'è un colloquio in corso, spiega, a livello nazionale, per cominciare ad approfondire la logistica e l'allestimento delle tende per il pre-triage, che è un'esperienza già fatta. Non possiamo aprire ospedali da campo senza personale, ma stiamo facendo ogni tipo di valutazione. In diverse piazze d'Italia, ristoratori, cuochi ed attività legate al food e all'intrattenimento hanno manifestato per chiedere sostegno alle istituzioni.
A Napoli la protesta pacifica si è tenuta a Santa Lucia, sotto la sede della Regione Campania. Tovaglie con posate e piatti a terra per sintetizzare lo stato attuale dell'intero comparto. La richiesta è di poter lavorare o almeno avere presto gli aiuti stanziati dal governo. Il servizio. Chiediamo che vengano corrisposti i ristori per i pubblici esercizi, ma non solo. Tutte le attività produttive che dimostreranno un calo di fatturato devono avere ristori. Non è possibile pensare di fermare una filiera così importante come quella dei pubblici esercizi, dei ricevimenti e non tenere in considerazione il commercio che è a terra. Noi siamo stati già qui, ci siamo visti 2 settimane fa e oggi sicuramente è una manifestazione nazionale che ha organizzato la FIPE, Confcommercio, in 25 città d'Italia. Lo slogan è siamo a terra e d'altra parte abbiamo allestito delle tavole proprio a terra per dimostrare che il nostro settore ormai è in ginocchio e diciamo per dare voce alle imprese che stanno vivendo sicuramente uno dei periodi più difficili della storia. Noi chiediamo sicuramente aiuti, il decreto diciamo di ieri va nella direzione giusta, bisogna dare atto che il governo ha immediatamente recepito tutte le istanze del nostro sindacato, appunto della FIPE che ha partecipato al tavolo di concertazione, però abbiamo bisogno di tempi certi perché abbiamo bisogno di liquidità per poter pagare i fornitori, per poter pagare i nostri dipendenti, perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di sostenere assolutamente tutte le famiglie e tutte le persone coinvolte nei pubblici esercizi. Noi con la chiusura alle 18 significa che non possiamo fare gli aperitivi, significa che non possiamo fare il dopo cena, quindi significa per noi non lavorare. Ci dicessero chiaramente voi non dovete lavorare. Poiché non hanno questo coraggio, abbiamo noi deciso di chiudere in attesa di tempi migliori. Qualcuno parla di lockdown in Campania o a Napoli. A fronte di veri aiuti economici, sareste disposti per poi ripartire a dicembre? Ma se ci fossero questi aiuti economici, noi a dicembre possiamo anche ripartire, anzi ce lo auspichiamo, perché tanto comunque un mese ci fanno stare chiusi. La Federazione Italiana Cuochi insieme alla FIPE chiede a gran voce un aiuto concreto al nostro comparto, pur condividendo le preoccupazioni del governo nella limitazione dei contagi, quindi in operazioni di chiusura, però vogliamo chiaramente sostegno alla nostra categoria, perché è una categoria che si è chiaramente attrezzata per questi momenti particolari, ha dimostrato chiaramente di fare aggiornamento, spese, investimenti per misure anti-Covid. Capiamo che queste misure evidentemente non bastano, bisogna chiudere socialità, però chiediamo per un comparto molto importante che ha un grandi numeri di lavoratori e che chiaramente promuove il Made in Italy in Italia, chiaramente anche nel mondo, un grande sostegno, sostegno concreto però. E a contestare le manifestazioni, specialmente quelle violente, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. La piazza non è la casa dei commercianti, ha commentato Fiola in riferimento ai disordini di venerdì scorso. Ascoltiamo Fiola. Prima di iniziare voglio ringraziare tutti i miei collaboratori per l'accoglienza che chiaramente hanno gioito rivedermi qua e io ho ripetuto loro che sono qua grazie all'aiuto, come dire, che ho avuto e all'assistenza che ho avuto in ospedale da tutti gli operatori, partendo dal dottor Giuseppe Fiorentino. Adesso quali scenari dopo la piazza? La piazza, continuo a dirlo, non è la casa dei commercianti. I commercianti non sono mai scesi in piazza per risolvere le loro questioni. Le loro questioni giornalieri le risolvono con grandi sacrifici e con l'impegno costante. Quale doveva essere la casa dei commercianti? Dovevano essere le associazioni datoriali sul tavolo istituzionale, che in regione non è mai mancato. Ricordo bene, prima dell'estate, a contagi zero, il governatore ci ha chiamato per le misure da mettere in campo e gli abbiamo chiesto di aprire tutto nel nome proprio dell'inflessibilità che aveva avuto il governatore e ci aveva portato a contagi zero. Oggi c'è qualcuno che si permette di accusare che chi doveva vigilare non ha vigilato. No, ci siamo presi troppa libertà. Ci siamo presi troppa libertà di andare all'estero e quella è stata la cosa più grave, potevamo rimanere in Campania o in Italia e abbiamo portato decine e decine di casi di Covid dove poi c'è stata, come dire, una contagiosità
che oggi è sotto gli occhi di tutti, di oltre 2.000, siamo arrivati anche a 2.800 contagi al giorno. Allora, gli scontri istituzionali non dovrebbero mai avvenire, perché le istituzioni di tutti i livelli dovrebbero sempre collaborare nell'interesse della comunità amministrata. Ho notato, nonostante ero in ospedale, che questo scontro si è accentuato in questo periodo, sforando quello che sono i binari istituzionali. Qua mi allaccio, come dire, alle prossime scadenze. Io spero che ci sia veramente qualcosa di nuovo e che tutti i soggetti in campo metteranno la loro parte per creare questa nuova Napoli, ma per creare anche quel dialogo istituzionale che non solo è mancato, ma negli ultimi tempi e in un momento particolare, la pandemia, la crisi delle imprese, le imprese sbandate, dove tutti si accaparravano il diritto di rappresentarle. E ho sentito anche frasi un po', come dire, che andavano al di là dei ruoli istituzionali. E a Napoli è sceso in piazza anche il mondo dello sport per chiedere l'attenzione delle istituzioni, in particolare a far sentire la loro voce. Sono state le società di calcio dilettantistiche campane per tornare in campo nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Il calcio, passione di vita, ma anche lavoro per tanti ragazzi e addetti ai lavori. Il servizio. Il senso di questa manifestazione è quello di sensibilizzare comunque la politica alla nostra situazione. Abbiamo ricevuto quest'altro stop che mette in difficoltà tutte le società, tutti gli operatori, e al di là delle sovvenzioni governative il problema resta quello di una ripresa in sicurezza che ci permetta di svolgere il nostro lavoro. Quindi il motivo di questa presenza qui stasera è quello di sensibilizzare. Sappiamo bene che è una situazione che coglie impreparati un po' tutti, a partire da chi ci comanda fino a noi come cittadini, come operatori dello sport, però c'è bisogno di arrivare a dei chiarimenti precisi. Come ha detto anche il nostro presidente, c'è bisogno di creare un supporto per le società dilettantistiche nel controllo, nei tamponi, per permetterci di giocare. Comunque il movimento dilettantistico è la base del calcio italiano, così come i settori giovanili, ed è un peccato disperdere soldi, tempo e le risorse che vengono messe in campo tutti gli anni. Quindi ci aspettiamo delle risposte nel minor tempo possibile, sicuramente. Siamo in piazza per chiedere rispetto. Prima cosa vogliamo capire perché continuano tutti e ci fermiamo noi, dall'eccellenza in giù. Chiediamo solo rispetto, tutto qua. L'80% dei giocatori che giocano in questa categoria vivono di questo. E poi chiamarci dilettanti, ti dico che è un po' azzardato come cosa, perché ci alleniamo 5 volte a settimana, e più la partita, andiamo 6 volte a campo. 3 ore al giorno, e credo che dilettanti abbiamo ben poco. Un'ultima domanda, vi sentite rinfrancati dal decreto ristori che prevede anche dei fondi per gli sport minori? Ma allora, noi siamo qua perché la maggior parte di noi aveva proposto di dare questi 800 euro che il ministro Spadafora ci vuole dare, di darli alla società per creare un protocollo vero e proprio che ci aiuti ad andare avanti. Commercianti penalizzati dagli ultimi provvedimenti restrittivi imposti dal governo e dalla regione. Le categorie più colpite, ristoranti, bar, palestre, sport, spettacolo, stanno manifestando a Napoli e sull'isola. Abbiamo fatto il punto oggi in diretta con Marco Laraspata, presidente di ICOM dell'isola di Ischia. La trasmissione andrà in onda in replica alle ore 22 circa. Il presidente della regione Vincenzo De Luca scrive al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco il messaggio. Signor presidente, le segnalo con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri avuti con esponenti di governo le principali richieste avanzate dalla regione Campania per affrontare l'epidemia Covid rimangono tuttora senza risposta. Le ricordo che avevamo chiesto l'invio immediato da parte della Protezione Civile di 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi sono arrivati solo 22 medici e 81 infermieri. È una situazione sconcertante e intollerabile se si tiene conto del fatto che la Regione Campania ha una sottodotazione drammatica di personale. Chiedo formalmente che il Governo decida di convocare un tavolo con la Regione per la messa a punto in tempi immediati di questo piano di sostegno per i prossimi mesi.
Ci sono molti punti critici nel modo in cui la sanità campana affronta il Covid-19, che partono forse dallo spreco di questi mesi in cui non si è creata un'organizzazione della rete ospedaliera Covid e non Covid. Oggi si corre dietro alla mancanza dei posti letto e ancora più del personale da dedicare a quei posti. Lo afferma Vincenzo Bencivenga, segretario regionale dell'Associazione dei Medici Dirigenti. Per fronteggiare l'emergenza, i medici chiedono immediati interventi per rendere percorribile l'assistenza con percorsi separati, l'individuazione di strutture autonome per il Covid e un tavolo di confronto tra sindacati e il presidente della Regione Campania, ad oggi mai avvenuto. Con l'ordinanza numero 186, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha disposto in via cautelativa la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 6 novembre 2020. E per quello che riguarda la commemorazione dei defunti, a Ischia da oggi 29 ottobre fino al prossimo 2 novembre gli ingressi al cimitero saranno così disciplinati. L'apertura al pubblico avverrà dalle ore 7 alle 17. L'ingresso dei visitatori dovrà avvenire in modo dilazionato. Si entra dal varco posto in zona vecchio cimitero e si esce dal nuovo cimitero. Il numero di visitatori consentiti contemporaneamente è di 100 unità. I visitatori sono obbligati a indossare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e una volta all'interno del cimitero non si potrà sostare più del tempo necessario e sarà impedita ogni forma di assembramento. E raccomandazioni simili arrivano anche per il cimitero di Barano da venerdì 30 ottobre, quindi da domani a lunedì 2 novembre. Queste sono le modalità di accesso e permanenza. Accesso consentito al massimo a 25 visitatori per volta, questo a Barano, e per un tempo di permanenza massimo di 20 minuti. L'orario di apertura è dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Nei giorni 1 e 2 novembre, orario continuato 8-17. L'accesso alle cappelle private è consentito ad una sola persona per volta, salvo che si appartenga al medesimo nucleo familiare. Ai visitatori è fatto obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. La triste fine dell'Ischia Isola Verde, passata dal trionfo in Serie D, dallo scudetto in Serie D nei dilettanti, al fallimento nel giro di pochi anni. Secondo Pino Taglialatela è stata solo la logica conseguenza della condotta di alcuni personaggi. Sentiamo. Tu per Ischia ci eri già passato, secondo te che cosa non ha funzionato in quei tuoi approcci del passato, se ce lo puoi dire? Ne avevamo già parlato la volta scorsa, io parlo spesso con Lello Carlino che è un carissimo amico, una carissima persona, una persona appassionata, ci ha messo del suo, veramente ci ha messo tanto, ha dato delle soddisfazioni a questa piazza, ha portato l'Ischia di nuovo nel calcio che contava, però nel momento in cui è arrivato su e si è affidato a persone che praticamente non erano adatte al progetto, non erano adatte ad Ischia e sono personaggi che fanno parte di un calcio, spero, che tutti devono dimenticare. Quindi a me, ecco, io sono stato dentro, ho visto come gestivano la situazione, non è piaciuta e sono andato via. Però non avevo dubbi che purtroppo la strada era solo quella del fallimento, perché quando metti persone che non hanno cuore ma pensano solo con la tasca, la fine era quella lì. Purtroppo poi c'è stato anche la malattia di Celentano, Dino Celentano, che era una grandissima persona, io l'ho conosciuto a Napoli nell'85, quindi ti lascio immaginare come conoscevo Dino Celentano. Con lui e con Carlino si poteva veramente fare cose eccezionali, ma purtroppo poi si sono inseriti personaggi un po' particolari che hanno consigliato male e hanno portato l'Ischia al fallimento. Ed ora il meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.
Bene, questo è il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.